esternato a Ciota Copina, a Sean, il sentimento di sincera gratitudine a nome della città di Catania per quello che hanno fatto fino ad oggi, ma soprattutto per quello che faranno nel futuro. Come ho detto anche in altre occasioni, il Catania Calcio svolge una funzione fondamentale, non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche in termini di marketing territoriale, di ricadute economiche per la città, quando questa squadra andrà a vivere giornate coerenti rispetto all'importanza calcistica, non soltanto calcistica, della nostra città. Ci siamo confrontati su molteplici tematiche, dal percorso avviato dalla giunta comunale in riferimento alla gestione dello stadio Angelo Massimino, insieme all'assessore Sergio Parisi ci siamo confrontati, abbiamo avviato un percorso con quelle due delibere di giunta approvate la settimana scorsa che hanno avviato l'iter, che riguarderà ovviamente il Consiglio Comunale, ma sono certo che il Consiglio Comunale, come ha sempre fatto fino ad oggi, saprà essere all'altezza della sfida, coerentemente con un percorso di esternalizzazione degli impianti sportivi che abbiamo già avviato. Sono 20 gli impianti sportivi che già sono stati esternalizzati, perché questo produrrà per il Comune di Catania un risparmio significativo, ma ne determinerà anche una maggiore efficienza nella gestione. Ho sottolineato, ma su questo ho trovato grande sensibilità da parte di Joe, di Sean, l'assoluta necessità che questo impianto sportivo venga destinato anche a grandi eventi musicali. Questa amministrazione ha modificato il piano tariffario, Catania non ospitava grandi concerti dal 2014 perché si applicavano tariffe fuori mercato. Dopo un iter molto complesso abbiamo ridotto in maniera significativa queste tariffe e nell'estate del 2021 sono già 4 i concerti che sono stati prenotati.